Un saluto dalla redazione, benvenuti all'informazione di oggi, lunedì 3 novembre 2014. Metropolitana del Mare, Messina Villa San Giovanni, Raffa, impensabile lasciar fuori Reggio. La cautela da me espressa nel corso della riunione sui trasporti dello Stretto, indetta dal sindaco di Messina Renata Corinti e svoltasi a Palazzo Zanca, non poggia su presupposti campanilistici quanto invece sulla necessità di istituire un collegamento tra le due sponde che tenga conto degli interessi di tutta l'area regina dello Stretto e in particolare della città metropolitana. Alla riunione ha preso parte anche il dirigente del settore trasporti della provincia, ingegner Domenica Catalfamo. Giuseppe Raffa, presidente della provincia, puntualizza che la proposta del primo cittadino peloritano di un collegamento Messina-Villa San Giovanni, obbligando parte dell'utenza, soprattutto i pendolari che lavorano o studiano nelle due città di Rempettaie, a fare ricorso ad un altro mezzo di locomozione per raggiungere il capoluogo reggino. Non si può pensare di realizzare la cosiddetta metropolitana del mare, considerando Reggio solo un lato secondario dell'area dello Stretto, in cui sviluppo complessivo deve essere armonico, altrimenti l'integrazione sociale, culturale ed economica continua a rimanere la grande utopia di reggini e messinesi. Il nuovo servizio di collegamento tra le due sponde, oggi affidato a Metromare e in scadenza il 31 dicembre prossimo, deve essere il frutto di un'attenta analisi socio-economica dei bisogni dei territori interessati, compreso l'aeroporto dello Stretto. Altrimenti, ribadisce ancora Raffa, si rischia di bruciare risorse pubbliche che invece vanno spese con raziocinio. Ipotizzare che l'utenza, una volta sbarcata in Calabria, a Villa San Giovanni, usi il treno per raggiungere Reggio è un'altra idea difficile da realizzare, ove si consideri che entrano in gioco altre competenze come quella della Regione Calabria, da cui dipende il trasporto pubblico locale e Trenitalia. Il prossimo bando per la concessione del servizio riferito al triennio 2015-2018 che il governo, attraverso il ministro Lupi, ha promesso di finanziare, deve essere concertato, non calato dall'alto o lacunoso, da riservare grosse sorprese una volta che il servizio prenderà il via. C'è poi l'aspetto della tanto invocata continuità territoriale come garanzia del diritto della mobilità messo in forse dall'esosità delle tariffe. Non è pensabile, infatti, che il costo del biglietto sia così oneroso da incidere pesantemente sui asfittici bilanci familiari già alle prese con la crisi economica e con l'eccessiva pressione fiscale. Non v'è dubbio, termina ancora il presidente Raffa, che come amministrazione provinciale, con l'ausilio di esperti, ci attiveremo per seguire, formulando anche proposte e correttivi, l'intero iter amministrativo del progetto di mobilità tra le due sponde dello Stretto, dalla sua redazione fino alla gara per l'aggiudicazione del servizio. La Ragioneria Generale della Regione Calabria, si legge in una nota dell'ufficio stampa, ha effettuato nel corso della settimana pagamenti per un totale di 34 milioni di euro. Lo rende noto l'assessore al bilancio e alla programmazione nazionale e comunitaria Giacomo Mancini. Nel dettaglio così distribuiti 1,7 milioni di euro per le borse lavoro, 18,5 milioni di euro per Ferrovie e Trenitalia, 2,5 milioni per il Dipartimento Lavori Pubblici, 0,5 milioni di euro per il Dipartimento Ambiente, 1,5 milioni al Dipartimento Attività Produttive, 7,5 milioni per il trasferimento al Consiglio regionale. 0,5 milioni per l'economato e per servizi vari. Infine, circa 1 milione di euro sono stati destinati al comparto sanità come previsto dalla legge 210-92. Nessuno di questi pagamenti ha intaccato il plafond del patto di stabilità. Anche questa settimana, dichiara l'assessore al bilancio e alla programmazione nazionale e comunitaria Giacomo Mancini, ha dichiarato appunto: il nostro impegno è stato spesso nell'interesse della comunità, delle famiglie e delle imprese. Reggio Calabria, atterraggio d'emergenza per un velivolo dell'aereo Club di Cagliari. Un aereo da turismo dell'aereo Club di Cagliari ha effettuato un atterraggio d'emergenza in località Puntapello a Reggio Calabria a causa di un'avaria. Il pilota del velivolo ha effettuato l'atterraggio d'emergenza sulla spiaggia,
L'aereo del club di Cagliari era a Reggio Calabria da un mese per manutenzione e revisione del motore. Pilota e istruttore a bordo sono di Reggio Calabria e stavano effettuando il volo di verifica. Qualcosa però non ha funzionato. E veniamo adesso a Merito Porto Salvo. Il candidato al Consiglio regionale della Calabria, Annunziato Anastasi, ha inaugurato l'apertura della segreteria politica in via nazionale nei pressi del comune. Mai vista tanta gente per l'apertura di una segreteria politica, ma non soltanto la già numerosa popolazione di Merito, ma anche gente che è arrivata da fuori. Persone che entravano e uscivano a ritmo vertiginoso per sposare un progetto serio, concreto e credibile, maschi e femmini, grandi e piccoli, tutti in coro da stadio per il beniamino del pubblico locale, grande giocatore del passato, nelle squadre del comprensorio, funzionario apprezzato. Sport locale, ieri si è giocato al campo sportivo Saverio Spinella di Merito Porto Salvo il derby Condofuri 2009 Futsal Merito. La partita è terminata con il risultato di 5-1 per il Futsal. Nel corso della giornata di oggi la partita sarà trasmessa sul nostro canale digitale terrestre 625. In chiusura avvisiamo i nostri telespettatori che per potenziamento della rete le trasmissioni questa settimana potrebbero subire delle interruzioni. Se non riuscite a seguire i nostri programmi vi consigliamo di risintonizzare i vostri decoder televisori. Bene, è tutto anche per oggi, io vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro buona giornata.